Parte da qui il nostro viaggio alla riscoperta di tutti i luoghi in cui è stato girato nel 75 Profondo Rosso. Direi che è un film che resta originale, in qualche modo all'avanguardia anche oggi. L'idea di una sensitiva sentiva un assassino passare e ne carpiva alcuni pensieri. Sono pensieri di morte! Via! David Hemmings, protagonista, inglese stupendo, che da noi praticamente era conosciuto per Blow Up principalmente. Fu un viaggio, un certo viaggio che feci a Torino quando ero adolescente insieme a mio padre. Non ero mai stato a Torino, lui ci andò per lavoro e mi portò, ci faccio vedere una città molto bella, d'inverno era. E pioveva ed era tutta una città tutta lucida, un po' un'immagine quasi forse un po' convenzionale, ogni modo un'immagine di questa città tutta lucida di pioggia, era con queste alcune luci gialle, queste piazze importanti, questi monumenti, le case Art Deco, le ville, insomma tutta una serie di cose che mi affascinavano moltissimo e non so perché mi fecero venire dei pensieri anche strani, morbosi, che un po' inquietanti su questa città. Lavorare con Dario Argento è un vero piacere. Tutto quello che lui riesce a realizzare e portare su pellicola non è altro che tutta una serie di paure, di incubi che lui ha durante la notte. Io avevo portato un barattolo di vernice lanidro. Il momento che io ho dato il barattolo intero e lui è andato, è diventato, non è possibile, è vero, cioè, è questo quello che voleva. Ma io avevo una morte abbastanza, insomma, non proprio delle migliori, che non augura nessuno, praticamente bollita dentro una vasca da bagno. Poi non riuscivo veramente a tirare sulla testa, perché la forza della mano di Dario Argento, altro che quella dell'assassino, era molto forte. Esattamente tra quelle quattro colonne fu costruito il Blue Bar, il locale in cui suona il piano Carlo. Meraviglioso, veramente bellissimo e molto ben inserito nella piazza, e un sacco di gente pensava che fosse vero. Ho voluto fare qualcosa di diverso e così ho girato il Ciclo di Perugia. Le scene in cui la Ullman muore infrangendo i vetri della finestra del suo appartamento sono state girate nei teatri di Posa De Paulis a Roma. In seguito sono state montate in corrispondenza di quella finestra. E noi siamo entrati in sala di registrazione e abbiamo cominciato a suonare le musiche di Gaslini. Dario Argento si è trovato in disaccordo e Gaslini ha lasciato appunto la sala di registrazione. E a un certo punto ci siamo guardati tutti in faccia e abbiamo detto: che dobbiamo fare? Allora Dario Argento disse: ragazzi, a questo punto fatela voi la colonna sonora. Villa Scott, la villa del bambino urlante. Qui ai piedi della collina torinese termina il nostro viaggio in Profondo Rosso. Ma ricordate, nessuno dovrà mai sapere. Tutto quanto è nella villa. Nascondiamo ogni cosa. Nessuno potrà e dovrà sapere. Dimenticare.